L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Questo vuol dire che tutte le persone devono avere la possibilità di lavorare perché il lavoro è un diritto di tutti. La Repubblica italiana difende i diritti dell'uomo e chiede a tutti i cittadini di rispettare il dovere di solidarietà. È cioè importante aiutare i più deboli e le persone in difficoltà, dare una mano a chi ha bisogno di aiuto. In Italia tutte le persone sono libere e uguali davanti alla legge, senza differenza di sesso, razza, lingua, idee politiche e condizioni sociali. Tutte le religioni sono libere. In Italia puoi sempre pregare in libertà, nel rispetto della legge italiana e delle altre religioni. Tutti gli immigrati sono prima di tutto cittadini attivi, devono essere sempre rispettati e devono sempre rispettare il diritto alla libertà, il diritto all'uguaglianza e tutti i diritti sociali. È importante per te partecipare alla vita sociale e conoscere la lingua italiana. Usare l'italiano e comunicare in italiano ti serve tutti i giorni per far capire i tuoi bisogni. Tutte le persone che vivono in Italia hanno il diritto di essere curate negli ospedali pubblici. Ricordati che lo Stato ti darà sempre assistenza sanitaria. Tutti i cittadini devono avere una casa dove poter vivere con la famiglia. La famiglia, infatti, è molto importante. Deve sempre esserci uguaglianza fra le persone che vivono in una famiglia, fra uomo e donna, fra conviventi, fra marito e moglie che insieme hanno il dovere di educare i figli. Lo Stato italiano è contro ogni tipo di violenza dentro e fuori la famiglia. La donna, in particolare, deve sempre essere rispettata e il matrimonio deve sempre essere una libera scelta di ogni persona. In Italia tutti i bambini e tutti i ragazzi dalla scuola primaria e fino ai 16 anni hanno il diritto e il dovere di andare a scuola. I genitori hanno il dovere di mandare i figli a scuola e di aiutare i figli nello studio. È importante parlare con gli insegnanti, fare giocare i figli con i compagni di classe, e cercare di usare a casa anche la lingua italiana. La scuola è sempre aperta a tutti perché tutti hanno diritto all'istruzione. Anche tu che hai più di 16 anni puoi andare a scuola. In Italia infatti ci sono molte scuole per adulti dove, per esempio, puoi imparare bene l'italiano. La scuola aiuta l'integrazione. Lo Stato italiano dà a tutti i cittadini tanti servizi. Gli ospedali, le scuole, i trasporti pubblici. Ma per fare funzionare bene questi servizi, due cose sono molto importanti. Pagare le tasse e rispettare l'ambiente dove tutti viviamo. Tutti i cittadini hanno il dovere di pagare le tasse perché così aiutano lo Stato a migliorare sempre di più i servizi. Anche tu dovrai dare il tuo contributo. Anche questa è solidarietà. Tutti i cittadini hanno anche il dovere di difendere l'ambiente per respirare un'aria sempre più pulita. L'Italia e l'Europa non vogliono la guerra. La guerra è una cosa sbagliata che non porta alla pace. Per la pace c'è bisogno di dialogo. Le persone e i popoli devono parlare e capirsi. Ricordati che in Italia due bandiere sono importanti. La bandiera dell'Europa e la bandiera della Repubblica Italiana. Il tricolore verde, bianco e rosso. Questa è l'Italia che ti dà il suo benvenuto. Benvenuto in Italia. Benvenuto in Italia. Benvenuto in Italia. Benvenuto. Benvenuto in Italia. Benvenuto in Italia. Benvenuto in Italia. Benvenuto in Italia benvenuto in italia benvenuto benvenuto in italia benvenuto in italia benvenuto in italia benvenuto in italia benvenuto.